Signori, buongiorno e bentornati sul canale del MasterCard. Io sono il MasterCard e il vostro ospite su questo canale. Mi sono reso conto che negli ultimi video dell'arte del masteraggio mi sono concentrato un po' troppo a puntare il dito sui problemi che ci sono nella comunicazione al tavolo, ma non ho fatto abbastanza per proporre soluzioni per quei problemi. Ammetto che questo non è stato un comportamento corretto. Quindi vediamo di rimediare immediatamente e andiamo a parlare di come gestire correttamente il flusso di informazioni al tavolo durante le sessioni. Il gioco di ruolo, indipendentemente dal regolamento che state usando, si basa sul raccontare una storia tramite il dialogo. Non è importante quale sia il regolamento, quale sia il stile di gioco adottato o quale sarà la storia che state raccontando. Il gioco sarà sempre la somma di tutto quello che è stato detto al tavolo. Per questo motivo, anche se può sembrare scontato, molto spesso per migliorare il gioco l'unica cosa che serve fare è migliorare la gestione del flusso di informazioni tra i giocatori durante la partita. Ho visto spesso gruppi di giocatori che, nonostante non facessero nessun errore formale, tirassero fuori delle pessime giocate appunto perché non sapevano come si gestisce il flusso, lo scambio delle informazioni quando si è seduti al tavolo. In una situazione ideale, le informazioni dovrebbero andare da master a giocatori, da giocatore a master, senza soluzione di continuità. Ad esempio, il master potrebbe informare i giocatori che sono arrivati in una nuova stanza e chiedere loro una serie di prove. I giocatori eseguiranno i loro tiri, potrebbero essere prove di conoscenza per vedere se sanno qualcosa sul posto o una qualche abilità di percezione per osservare l'ambiente e ricavarne ulteriori dettagli. Il master a questo punto, in base ai risultati delle prove, descriverà l'ambiente e chiederà ai giocatori quale sarà la loro prossima mossa. I giocatori si consulteranno tra loro e collettivamente comunicheranno al master quello che hanno intenzione di fare e quale sarà la loro linea d'azione d'ora in avanti. A questo punto, se è necessario, il master procederà a risolvere le azioni di ogni singolo personaggio, giocatore per giocatore, in base al regolamento che sta venendo usato in quel momento. Potrebbero essere i singoli round di combattimento, come l'uso di capacità o abilità speciali da parte di un particolare personaggio. Altrimenti procederà a gestire la prossima stanza. Ovviamente situazioni particolari potrebbero richiedere una gestione della comunicazione particolare. Sta sempre al master valutare caso per caso quale sia il metodo più efficiente per gestire la comunicazione in quella specifica situazione. Ci sono però degli errori comuni che il master dovrebbe sempre badare bene di evitare e dovrebbe anche sforzarsi di scoraggiare nei suoi giocatori. Il master parla troppo o non permette ai giocatori di rispondere e interagire. Questa è una roba molto comune nei master principianti. Per l'ansia da prestazione, il master va avanti a discutere, a rispondere, chiedere tiri, fornire descrizioni, ma non lascia mai tempo al party di calmarsi, parlare tra loro o comunque di interagire effettivamente con quello che il master sta dicendo. Descrivere un pezzo, chiedere un tiro di percezione e poi andare avanti a descrivere non è iterazione, hai semplicemente fatto fare un'azione a un personaggio che effettivamente era indifferente. Dedicare troppo tempo a un singolo personaggio del party, questo può essere portato sia dal fatto che il master per motivi suoi ha il suo personaggio preferito o il suo giocatore preferito, o dal fatto che all'interno del party c'è un giocatore più spigliato o più aggressivo rispetto agli altri che tende a monopolizzare l'attenzione. Bisogna sempre fare in modo che tutti abbiano la possibilità di esprimersi indipendentemente da quanto siano bravi a parlare o veloci a rispondere. Dopotutto, come si è detto, la narrazione nasce dalla collaborazione fra tutti i giocatori presenti a tavolo. Ultimo ma non ultimo, i giocatori che parlano al master singolarmente.
Questa è una cosa abbastanza sottile e molto spesso non è neanche immediatamente comprensibile al master che si tratta di un errore. I giocatori, come si è detto, devono discutere tra di loro e poi rivolgersi al master. È molto comune vedere invece il master che fa domande al party e ogni singolo giocatore risponde direttamente al master. O quando i giocatori hanno una domanda o un dubbio, si rivolgono direttamente al master, bypassando il fatto che ci siano altri compagni al tavolo. Tecnicamente questo potrebbe non portare grossi problemi. Il fatto è che alla lunga il master si trova non a masterare una quest con quattro giocatori, ma masterare quattro quest da un giocatore, che incidentalmente si svolgono tutte nello stesso tempo e nello stesso luogo. Per questo video è tutto, spero di aver rimediato al comportamento scorretto che ho tenuto nei prossimi video e di aver cominciato a darvi qualche strategia utile per risolvere eventuali problemi di comunicazione al vostro tavolo. Anche nei prossimi video andremo a continuare il discorso sulla comunicazione al tavolo perché è qualcosa di molto importante. Si basa la metà di tutto quello che è il gioco di ruolo su questi argomenti. Magari nel prossimo video andremo a parlare dell'interpretazione, che è un video che avevo promesso praticamente l'anno scorso e poi non ho mai fatto. Nel frattempo vorrei sapere da voi come gestite la comunicazione al vostro tavolo, sia che siate master che siate giocatori. Anzi, in questo caso probabilmente sentire le due campane sarebbe particolarmente interessante. Come sempre, se avete domande o dubbi o perplessità, usate l'area di discussione qua sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Se non volete perdervi i prossimi video, schiacciate il tastino della campanella. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.